anche per il luogo che ci ospita, effettivamente molto ispirante, nel senso che ha molti disegni e poi è veramente un luogo molto fresco, quindi a Roma è assolutamente apprezzabile. E questo è il segno, appunto, secondo me, averlo fatto qui in questa sala, dell'intenzione che avremmo, perlomeno che io ho, di collegare appunto il fare, il dire e il pensare. E come diceva Patrizia, giustamente, che ci ha invitato appunto a tenere vivo questo nesso, anche se naturalmente tenere vivo questo nesso tra il dire, il pensare e il fare è molto complicato in questa fase, soprattutto sugli argomenti rosso-verdi, perché mancano le forze rosso-verdi. Questo bisogna che noi ce lo diciamo francamente, nel senso che non a caso, tranne, adesso io non so, le persone che ci stanno ascoltando, ma quelli che sono presenti qui, parlo per me ovviamente, Franco Russo, sono persone molto anziane, che non significa che siamo o che siamo o che sono morto intellettualmente o politicamente, ma che ovviamente se non c'è un nesso, una connessione, un'attivizzazione delle nuove energie, dei movimenti che sono a livello territoriali, è ovvio che questo verde non può svilupparsi. Però io penso con molta sincerità altrettanto, perché ho aderito all'appello fatto da Trasform, scritto da Roberto Musacchio, perché io penso che ci sia una prima azione che potremmo fare, che è combattere la neolingua. Ecco, questo è il primo punto che mi sentirei di sottolineare. Nel senso che io non so se effettivamente da questo incontro, anche con l'importante contributo dato sia da Ciro Pesacane come rappresentante del Foro Ambientalista, sia da Monica Cerba come segretario di Fondazione Comunista, questo ovviamente ci dà degli strumenti e la presenza di Elena anche a presiedere oggi, che è la responsabile dell'ambiente di Fondazione, ci dà in mano degli strumenti e delle connessioni. Però a prescindere anche da queste connessioni, io credo che un lavoro che noi potremmo fare molto utile, senza scadere nell'intellettualismo o nell'accademismo, è quello appunto di ripulire la lingua, perché questo è un punto secondo me cruciale. Adesso sia Ciro che Maurizio Acerbo ricordavano appunto l'iniziativa di domani di un'area, diciamo, del centro-sinistra che si chiama Area Rossoverde, perché non a caso. Che per un verso a me, quando l'ho letto, Ciro me l'ha mandato, ma mi ha suscitato anche, diciamo, orgoglio, perché aver ripreso comunque un termine rosso-verde significa che in giro, anche nel mondo politico, la tematica rosso-verde si sente come un punto d'attrazione, come un punto comunque degno di riflessione, perché se delle componenti politiche che si uniscono domani ti vogliono chiamare rosso-verde, evidentemente il tema, la questione rosso-verde, ha una sua importanza, al di là di quello diciamo, di quanto noi rappresentiamo questa mattina o da remoto. Però il punto è proprio intanto ripulire la lingua, perché se delle forze del centro-sinistra si possono richiamare al rosso-verde, qualcosa non funziona. O non funziona per loro o non funziona per noi, perché nella neolingua il rosso-verde dovrebbe significare il fatto che una componente del centro-sinistra, degli alleati del PD, si occupa di ambientalismo. Ecco, io penso che uno dei motivi che mi spingono a far parte, o perlomeno spero che di questo, non so, movimento o comunque gruppo di persone che vuole chiamarsi Rossoverde, è quello di rendere trasparente i concetti. Allora, dire che cos'è il Rossoverde significa dire che il Rossoverde, questo lo diceva molto bene Rifici, è anticapitalista, cioè perché non si può essere appunto ambientalisti, non dico coerenti, ambientalisti credibili se tu non metti in discussione il modello economico che ha prodotto la distruzione. Perché senza voler essere uno storico, cosa che non sono, però è indubbio che dal 700-800 in poi la questione ambientale si è posta in maniera drammatica. Perché l'industrialismo capitalista ha messo sotto pressione le risorse, innanzitutto energetiche, ha messo sotto pressione tutte le risorse, con la scusa che l'uso e il consumo delle risorse
fossero sostituibili tecnologicamente, e questo è un punto già cruciale, secondo me, culturale. Adesso io non so se Paolo Cacciari ci sta ascoltando, ma uno dei punti di punto della cultura rosso-verde è stato quello di contestare la possibilità di sostituire le materie prime naturali attraverso la tecnologia, e adesso poi verrò, seppur rapidamente, a dimostrazione di questo fatto. E tutti i primi economisti ecologisti hanno sempre richiamato Georgesco Regan, chi se lo ricorda, ha sempre appunto criticato questa ideologia del capitalismo di poter sostituire le materie prime, quindi la possibilità della crescita continua e permanente, perché esaurite delle materie prime si poteva ricorrere appunto a dei suoi sostituti tecnologicamente più avanzati. Questo è un primo punto che volevo sottolineare. Quindi la neolingua va criticata, la neolingua orwelliana va criticata, perché non è vero che ci sia la possibilità di continuamente utilizzare fonti di materie prime o la sostituibilità delle materie prime per poter andare avanti nella crescita indefinita. Diceva Simonazzi, il pianeta è finito. Questa è un'altra delle acquisizioni che abbiamo tutti quanti fatto. Quindi il primo compito è vedere se noi possiamo tracciare un itinerario, un percorso di lavori collettivi per appunto demolire la neolingua orwelliana. La neolingua orwelliana, peraltro, mi si è consentito di ricordare, agisce anche e soprattutto a livello dei poteri forti, non agisce solo a livello, diciamo, delle componenti politiche del centrosinistra italiana o dei verdi tedeschi, cioè quindi delle componenti governistiche. Hanno sposato il sistema capitalistico come orizzonte del proprio agire. La neolingua orwelliana lavora anche e soprattutto con i potenti. Voi pensate a Putin, il quale 48 ore prima diceva che non c'erano piani di invasione dell'Ucraina, e dopo 48 ore c'è stata l'invasione dell'Ucraina. Oppure pensate al nome che si dà alla guerra in Ucraina, di operazione speciale, operazione militare speciale, per negare che c'è una guerra con tutti i crismi in corso. Quindi questa neolingua ormai tende a essere predominante, e anche per esempio questa contraddizione in termini, per dire un altro campo, delle democrazie illiberali. Ecco, è possibile che ci sia una democrazia illiberale? Cioè, pure questo è per dire che invece la democrazia illiberale è semplicemente l'autoritarismo. Ecco, quindi noi siamo invasi, secondo me, da questa manipolazione dei concetti, e il rosso-verde, questa nostra iniziativa, potrebbe essere appunto la sede in cui di approfondimento, di analisi, di decostruzione di questi linguaggi. Ma quando si parla di decostruzione si mette in luce anche la parte positiva. Questo lo dico a Patrizia, cioè secondo me non bisogna temere. Pensiamo al lavorio fatto per esempio da Mutatis Mutandis, si parla Licet, Compondere Magnis, a Foucault comunque, in cui Foucault, decostruendo i vari discorsi del potere, metteva in luce appunto i meccanismi per contrastare anche la clinica per le malattie mentali o l'istituzione totale in generale. Quindi io penso che decostruire, criticare, mettere a nudo il re, secondo me, aiuta anche a costruire appunto un altro linguaggio e altre categorie. E a questo proposito, consentitemi, io appunto stamattina sono arrivato anche in ritardo, ma non di molto, per causa del 409 comunque, perché mi sono letto, cioè pur rapidamente, i lunghissimi documenti che il G7 ha prodotto, che si è riunito in questi giorni dal 25 al 27. E allora, se voi vedete, adesso spero di averlo qui, il titolo di 24 ore: il G7 rilancia gli impegni sull'avvio alle fonti fossili. Allora, io mi sono preso qualche appunto stamattina su questo, uno dei documenti, quello fondamentale, lo statement, e io vorrei ricordare che non solo non si dà l'avvio alle fonti fossili, nel senso che per esempio per controllare
invece l'utilizzazione delle fonti fossili, è il punto 59 del documento, si parla di carbon markets, di carbon pricing, e voi sapete che questo significa semplicemente mettere in giro molto di più, per esempio l'Unione Europea, Regici mi confermerà, proprio in questi giorni ha deciso di aumentare l'ETS, l'emissione cioè dei bond trasferibili, appunto perché si dà la possibilità alle imprese pagando di continuare a inquinare. Questo lo dico perché, per esempio, rispetto al punto 66, quindi cito precisamente al punto 66, la neolingua dice che per staccarsi dalla Russia e conquistare l'indipendenza non solo bisogna alimentare le fonti alternative, ma bisogna utilizzare l'LNG, cioè il gas naturale liquefatto. Quindi questo comporta, e il gas naturale liquefatto, qui sempre Ivici che è molto più bravo di me su queste cose, sappiamo che viene molto dagli Stati Uniti, che attraverso la frantumazione degli scisti. Ora, voglio dire, a 24 ore, la neolingua, l'addio alle fonti fossili, vorrei ricordare sempre a 24 ore che al punto 72, si ribadisce la possibilità di utilizzare il nucleare. Ora, non continuo perché non voglio prendervi molto tempo, ma per dire che criticare per esempio questo documento del G7 significa anche mettere in luce le alternative che tu puoi vedere, e sempre la neolingua, sempre sul Sole 24 Ore proprio di oggi, per esempio Andrea Illi, che voi sapete essere esponente del PD e uno dei grandi industriali del caffè, quindi del consumo, dice, ve ne leggo qualche pezzettino, cioè quindi come la critica che noi possiamo fare appunto alla neolingua del capitalismo e dei suoi adepti, dice, oltre a consumare inesorabilmente la produzione, capitale naturale, quindi già la natura non è più natura ma è capitale naturale, che quindi deve essere utilizzabile. E dice poi Illi, non so se fosse Roberto Musacca a ricordarci della Broodland e quindi della sostenibilità, dice, in quest'ottica quindi dello sviluppo, la sostenibilità è un importante fattore di creazione di valore economico, quindi non il rispetto alla natura, la salvaguardia, ma è la creazione del valore economico per le imprese, essendo più sostenibili infatti si possono diminuire i loro rischi operativi, acquisire un vantaggio reputazionale, ridurre i costi, aumentare le loro quote di mercato, diminuire il costo del lavoro. È che adesso non continuo perché non voglio rubarvi molto, molto tempo, però vi ho dato degli esempi proprio della neolingua, su cui noi possiamo fare un'azione critica. E quel che mi ha spinto a rispondere soprattutto all'appello di Transform, devo dire, è la riflessione su quanto faceva l'Unione Europea in quei giorni. Nel senso che dopo Glasgow, l'Unione Europea, non da oggi, ma perlomeno da quando la von der Leyen ha preso in mano la Commissione, quindi dal 2018-2019, l'Unione Europea ha varato, prima dello scoppio della pandemia e prima dello scoppio della guerra contro l'Ucraina, ha varato la duplice transizione digitale e verde. Ora, se voi mettete insieme quanto è successo a Glasgow, ma anche in precedenza, ma soprattutto a Glasgow, e quanto poi ha deciso l'Unione Europea, voi vedete che il sistema capitalistico, e per non dire appunto il sistema con la S maiuscola, ma per dire i nomi e cognomi, cioè le associazioni industriali europee del Giappone e i centri finanziari, mi viene in mente adesso il nome, con McCarney, se pronuncio bene il nome, cioè l'ex governatore della Banca d'Inghilterra che è diventato il responsabile della finanza per l'ONU per quanto riguarda la transizione ecologica, hanno costruito un'alleanza appunto finanziaria perché sia l'alleanza finanziaria del capitalismo a guidare la transizione verde e digitale. Ora, se sono i capitalisti a guidare la transizione verde e digitale, se l'impresa e il mercato diventano ancora una volta il centro di scelte del cosa, come e per chi produrre, noi questo è quello che dobbiamo appunto controbattere. Quindi l'appello di Transform
secondo me cade molto a fagiolo, come si dice in gergo, a fagiolo, perché appunto è l'invito a contrastare non tanto la lotta contro gli adepti al centro-sinistra italiana, ma a commisurarsi. Si parla licet compondere magnis, ancora una volta, cioè noi piccoli possiamo a confrontarci comunque almeno a livello intellettuale per contrastare, per fare la contronarrazione al capitalismo e alle elite del capitale, che vogliono appunto guidare ancora una volta la trasformazione dei sistemi capitalistici, sempre con il loro dominio, con le loro esigenze, con le loro priorità, che non sono le priorità né della salvaguardia dell'ambiente né ovviamente della giustizia sociale. Cosa che invece noi vogliamo e dobbiamo coniugare: giustizia ambientale, giustizia e giustizia sociale. Quindi, secondo me, un primo lavoro che noi possiamo fare, lo dico dialogando con Patrizia, è proprio questo, cioè non cadere nell'intellettualismo, però avere la forza, mobilitare le energie. Purtroppo molte energie sono perse, nel senso proprio che sono morte. Nebbia, Giovenale, quindi noi siamo, io mi sento un figlio minore, quindi non ho neanche, diciamo, l'energia intellettuale e la cultura per poter contrastare appunto le ideologie e le scelte del capitalismo, però noi dobbiamo essere un punto di riferimento, di raccolta, molto umile nel senso non di mettersi a tappetino, ma nel senso di sapere i nostri limiti, però invitando le forze, le singole persone anche, le associazioni, i gruppi che possano aiutare a questa critica delle scelte che il capitalismo va facendo, che non è solo greenwashing, è anche quello, ma è qualcosa di più profondo, perché io in questo sono, apprendendo la lezione di Marx, profondamente, diciamo, ammirato del capitalismo, perché, come diceva Marx, il capitalismo è un sistema profondamente in continua trasformazione, è in rivoluzione permanente. Questo ce l'ha insegnato Marx, ce l'ha insegnato Schumpeter, ed è soprattutto un sistema che si fa guidare, in questo potremmo avere una lunga discussione fra di noi, non dalle scelte delle imprese, ma le scelte delle imprese sono dettate dalle scelte finanziarie, perché il profitto è finanza, il profitto è moneta. Quindi quelli che distaccano finanza e economia reale, secondo me, fanno un grande errore. Quindi questo potrebbe essere il primo compito che noi facciamo, chiamare a raccolta le menti critiche, sia di movimento che, diciamo, intellettuali, per portare avanti questo nostro disegno, appunto, almeno di decostruzione del discorso delle elite capitalistiche. Io dico sempre, parlando sempre dell'Osservatorio, ma anche di altre associazioni, qualche altra associazione di cui faccio parte, noi dobbiamo mettere insieme però i saperi esperti e i saperi esperienziali, che non sono in contraddizione. Cioè, i saperi esperti, ovviamente la raccolta che noi facciamo, che devono mettersi a disposizione e contemporaneamente raccogliere quello che l'esperienza ci dice. Quello che l'esperienza, per esempio, appunto, le esperienze sui rifiuti, le esperienze delle comunità energetiche e via dicendo, perché i saperi esperienziali appunto ci dicono non solo la disponibilità alla lotta, ma ci indicano i punti critici. Adesso è la base di Rossano. Quindi noi abbiamo una interlocuzione possibile, e dobbiamo, senza appunto alterigia, portare avanti insieme questa ricerca. Quindi mettere in connessione le esperienze che si vanno facendo sul territorio. E su questo io dico, voi sapete che io non sono dolce nel giudicare, diciamo, il Partito di Rifondazione Comunista, nel senso che secondo me potrebbe essere molto più ricco nei suoi risultati se si mettesse a disposizione appunto di questo progetto rosso-verde, però penso che il rapporto con Rifondazione Comunista, con il Forum Ambientalista, con esponenti appunto dei movimenti della lotta dei rifiuti può essere una particolarmente importante. Le ultime due questioni sono queste. Citavo prima Giordiesco Regan, ma io posso ricordare Nebbia. E Nebbia era un merceologo, e secondo me la grandezza della cultura verde sta nel fatto, lo dico alle compagne e alle compagne di Rifondazione Comunista, sta nel fatto che la cultura ambientalista, cioè la salvaguardia dei cicli naturali, la salvaguardia della riproducibilità delle materie prime laddove è possibile,
La salvaguardia invece delle materie prime che sono esauribili ci dà un parametro, Elena, lo dico adesso retoricamente, ci dà un parametro insieme alla giustizia sociale, insieme ai bisogni sociali, per pensare alla società alternativa. Perché il limite dell'Unione Sovietica, anche dell'Unione Sovietica degli anni 20, quindi stiamo parlando del punto più alto, era il limite proprio che non si è mai posto un problema nel momento in cui strutturava la pianificazione del rapporto con la natura. Cioè non è vero che già negli anni 20 non fosse presente questo tema della natura, perché proprio in Russia il movimento appunto populista, che non è il populismo appunto attuale, aveva come retroterra proprio il mondo contadino, l'agricoltura e il lavoro. C'era già Liebeck e via, e tutti. Quindi voglio dire che l'acquisizione del punto di vista della salvaguardia della natura, della restaurazione dei cicli, la riconciliazione con i cicli naturali, è un punto di parametro per che cosa e per come produrre. Non so se riesco a spiegarmi, perché è un tema non facilissimo neanche per me. Cioè, invece noi, adesso non dico comunista perché si sa che non sono più comunista, ma comunque noi alternative al capitalismo diciamo sempre solo i bisogni sociali come punto di riferimento. Noi dobbiamo mettere insieme i bisogni sociali e la natura, e i bisogni sociali si devono commisurare anche appunto all'uso, alla possibilità delle risorse. Questi sono temi, secondo me, che Paolo Cacciari nel suo intervento ha sottolineato. E io vorrei chiudere, appunto, citavo prima Giorgetto Regano e Nebbia, perché un altro documento che vi consiglio di avere sotto mano, e cioè l'intervento della von der Leyen a Davos il 24 maggio, quindi quattro giorni fa, in cui quello che dice appunto criticamente Giorgetto Regano e Nebbia, e cioè dire che non è vero che si dà produzione senza l'uso dei materiali, cioè tutta questa idea che da 30 anni va avanti, per cui ci sarebbe una dematerializzazione della produzione. Questa è una falsità, perché dice la von der Leyen, quindi sto citando una leader, quella che le cose le fa, dice: l'economia del futuro, è vero, non si appoggeranno più sul petrolio e il carbone, ma si appoggeranno sul litio per le batterie, sul silicone per i chips, sulle terre rare, lo dicevi tu, per i magneti e per i veicoli elettrici. E quindi la transizione verde e digitale, cito in inglese, incrementerà in maniera massiva il bisogno di questi materiali. Quindi è rivendicato Nebbia, è rivendicato Giorgetto Regano da una leader del capitalismo occidentale, che dice appunto: non è vero che ci sarà la dematerializzazione, ma noi andremo avanti ancora nell'uso dei materiali. Allora il rosso verde ha una sua ragion d'essere, ripeto, non il rosso verde dei nostri vecchi amici che ci hanno accompagnato negli anni 90 in questa itinerario che abbiamo provato, ma appunto delle energie nuove, fresche e comunque, lasciatemelo dire, anche coerenti, che mantengono fermi i propri principi. L'ultima battuta, e mi scuso per la lunghezza, l'ultima battuta la voglio riservare, battuta nel senso, punto di discussione, a quanto solleva, a livello culturale, di cultura, Paolo Cacciari. E io Paolo, non so se è in connessione, ma mi rivolgo a lui. La cultura rossoverde non solo mette in discussione il fatto che non è un solo parametro, e noi l'abbiamo scritto anche convocando questa riunione, perché poi ci rivolgiamo all'ecofemminismo e a tutte le altre esperienze alternative, quindi vogliamo costruire una cultura pluralista dell'ecosocialismo. Ma vorrei dire questo, proprio, che ci richiede anche una rivisitazione di Marx e filosofo. Su questo ovviamente io non ho gli strumenti, per cui cito solo l'argomento. Ma quando il Marx filosofo giovane, che secondo me poi è il Marx più avanzato, definisce l'essere umano essere naturale e generico, allora uno può essere affascinato dal dire: ah, vedi, anche Marx dice che c'è il naturale. Ma in verità l'accento di Marx è sul generico, cioè a dire:
l'uomo si differenzia dalle altre specie animali perché appunto è un essere pensante che ha il linguaggio, e ricordate l'esempio che fa Marx nel Capitale, credo nel primo volume, insomma ci dormi da molti anni che non lo leggo, devo confessare, però mi ricordo appunto l'ape e l'architetto, la differenza, cioè l'ape lo fa per istinto, l'architetto c'ha in mente prima quello che deve fare. Allora io penso che questa cultura anche del giovane Marx, che ripeto, secondo me il Marx è più avanzato, dell'essere umano, essere naturale generico, va rimessa in discussione, perché in verità questa definizione risale alla cultura aristotelico-tomistica, e cioè a dire al fatto che l'essere umano è un essere speciale all'interno della natura. Questa specialità deve essere messa assolutamente in discussione, abbattere anche il mito che poi venne costruito nel Rinascimento, appunto Pico della Mirandola, appunto l'essere generico, perché diceva Pico della Mirandola, noi siamo diavoli e angeli, quindi possiamo fare dall'angelo al diavolo, ma mai esseri naturali. Guardate la definizione. E noi questa cultura appunto della specialità dell'essere umano dobbiamo metterla in discussione e riappropriarci di Darwin, nel senso di dire che l'essere umano è parte integrante della natura e quindi non può che avere i limiti che la natura detta a tutti gli altri esseri, agli altri esseri umani e a tutti gli altri enti che fanno parte della Terra. Vi ringrazio per l'attenzione. Thank you.